Per commentare una partita simile a quella vista contro il Taranto, che cosa è successo, Colombo? Ma ci sarebbe veramente da non dire niente, da non dare spiegazioni, perché credo che siano superflue. A oggi sembriamo totalmente dei fratelli rispetto a quelli che si sono visti all'inizio della stagione. Quindi c'è stata un'involuzione, credo che un aspetto mentale determinante, per cui arrivano questi tipi di risultati e soprattutto questo tipo di prestazione. E allora è inevitabile guardarci dentro, però a furia di guardarci dentro e non trovare delle soluzioni o non avere delle reazioni diventa problematica. Boban poco fa ha detto una frase fortissima ai nostri microfoni: abbiamo perso stima nei nostri confronti. Ma credo che bisogna ritrovarla, nessuno ti aiuta da fuori se non facendo il meglio o cercando di fare ancora il meglio della propria professione, perché sicuramente la fiducia la conquisti quando la perdi, e poi devi essere tu, noi. Io quando dico tu, noi intendo, mi metto assolutamente davanti a tutti. Perdere l'autostima ci può stare, ma poi dopo bisogna avere una reazione se vogliamo riconquistare la fiducia in noi stessi. Ripeto che i primi a cercare questa via dobbiamo essere noi stessi, altri non ti possono aiutare. Io faccio un'ultima considerazione sulla partita. Primo tempo male, sotto ritmo, forse anche meglio, anzi senza forse, meglio il Picerno. Nei primi 10 della ripresa invece l'avevate approcciata bene, però poi una palla persa di Desovus ha salvato Cancellotti, una palla in orizzontale davanti alla difesa ha salvato Milani, errore di Delle Monache che è arrivato il rigore e poi il Pescara è scomparso. Tanti errori tecnici ci sono stati, tanti errori che potevano costarci caro, finché poi l'abbiamo pagata cara un'ingenuità, ma è la prestazione, gli episodi, come dico, non vengono mai a caso, no? Vi ricordate quando diceva la fortuna la si va a cercare? Oggi, se la fortuna, e parlare di fortuna è eufemistico e non voglio attaccarmi alla fortuna, ma se gli episodi girano contro è perché noi ci mettiamo del nostro, perché questi episodi girino in negativo, tutto qua. Quindi tanti errori probabilmente inaspettati magari da alcuni giocatori sotto il profilo tecnico fanno pensare soprattutto a un aspetto psicologico. Questo. Leggo tutto a questo, perché poi la macchina, il nostro corpo, è fatto funzionare soprattutto da quello che abbiamo in mezzo alle orecchie. Cambiare qualcosa, creare stimoli nuovi, oppure da questi uomini, da questo gruppo vuole ritrovare risposte? Il gruppo, io intendo un gruppo in generale, quindi è inevitabile che le risorse vanno trovate all'interno di questo gruppo, però deve venire da noi, deve venire dal gruppo la risposta, la reazione, perché se non viene dal gruppo diventa difficile. Possono essere altri giocatori che possono dare una scossa? Sì, vedremo come andrà la settimana, ma di sicuro è l'intero gruppo che deve provare a fare qualcosa di diverso. Le chiedo solo una cosa su Kraja, che si era scaldato, poi si è seduto, ha avuto un problema fisico? Esatto, sì, un problema muscolare, quindi un problema, cioè un fastidio muscolare che dopo la rifinitura di ieri mi è stato comunicato stamattina, insomma, che avesse, e durante il riscaldamento non si sentiva libero, e quindi niente, abbiamo preferito non rischiarlo.